Dancehall Star, Prince e Michelangelo. E Michelangelo. E appena arrivati? Sì, siamo arrivati ieri mattina. Questa qui è la vacanza studio, una sola vacanza, oppure soltanto siete qui perché vi dovete esibire? Siamo qui per proporre il nostro spettacolo a questo festival. Ok, e pensate che possa essere utile anche partecipare a qualche stage con qualche artista importante, maestro, insegnante importante? Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti oggi abbiamo fatto con Michael Fong, quindi quando capita, noi quando siamo nei congressi approfittiamo e studiamo anche, perché non si finisce mai di imparare. Complimenti. E tu da quanto tempo balli? Io da quando avevo 12 anni. Oggi ne hai? 23. Sei giovanissimo. Hai detto che hai anche una scuola tua? C'è una scuola, insegno in scuole di altre persone come esterno, mi chiamano per lavorare. E, le scuole sono in Veneto, a Venezia, e nei dintorni di Mestre, per la precisione. Ok, e la vostra disciplina, qual è il vostro genere, il vostro stile? Mio stile, io ballo un po' di tutto. Però preferenza mia, studiando con Michael Fong, il mio stile e il mio gusto va più verso il suo stile, insomma. Quindi salsa, che tipo di salsa? Allora, un po' di tutto, però prettamente lo stile cubano, no? Con varie contaminazioni che vanno dall'afro alla danza, alla rumba, al New York, al mambo, alla pachanga, un po' di tutto, però sempre prettamente cubano. La coreografia l'avete studiata voi o ve l'hanno costruita? No, assolutamente, tutto nostro. Tutto vostro. Chi è che l'ha pensata questa coreografia? Insieme, diciamo, no? Sì, insieme. Un po' a testa. Insieme. La vostra fonte di ispirazione? Siamo noi stessi. Noi studiamo e poi quando sei lì in sala prove devi provare a tirare fuori qualcosa, senti la musica deve guidarti e... Non è che prendiamo, cioè ci facciamo guidare dalla musica. Comunque la vostra, lo stile è salsa cubana. Giusto, sì. E avete mai pensato di approcciare a qualche altro stile, di avvicinarvi a qualche altro stile? Cioè io, diciamo, sempre di salsa. Sì, ovviamente. Ok, a me piace molto il New York style, però sono dell'idea che per fare una cosa fatta bene bisogna dedicargli tanto tempo, quindi... Devo ancora imparare tante cose che fanno parte dello stile che mi piace, quindi prima di mettermi a fare bene un'altra cosa ce ne vuole, quindi intanto rimango fisso su questo stile qua. Beh certo, bisogna approcciare, per approcciare bisogna pur incominciare. E questa sera presenterete questa nuova coreografia, sì. E su un palco importante ed una platea importante. Uh-huh. E il palco emoziona tutti. E adesso come ti senti? No, carico, non vedo l'ora perché quando mancavano anche 5 giorni, cioè non vedevamo l'ora perché noi siamo qua per spaccare e stasera dobbiamo ballare, perfetto. Complimenti, e tu come ti senti? Io mi sento bene, sono contento di essere qua con Eque perché insieme condividiamo tante cose, tanti sacrifici, tanto lavoro duro, sudore, perché siamo giovani. È difficile, però noi ci mettiamo il cuore perché dobbiamo andare avanti per forza. Avete già ballato su palchi importanti, palchi internazionali? Sì, per 3 anni ho ballato a Remeneate, che è un altro congresso. Conosco bene? Sì, sì, sì. Lazzarito Herrera? Sì, Lazzarito e Seo Fernandez, sì. E poi a Pescara il Baila che Baila, e anche a maggio siamo là, quindi... Dove ci chiamano noi andiamo, quindi siamo all'inizio per farci conoscere, quindi alla fine speriamo sempre che ne vengano fuori i palchi importanti perché magari ce la meritiamo, non lo so, però sappiamo che abbiamo una fame di ballo, quindi solo questo noi sappiamo, poi quello che viene fuori, viene fuori. Siete giovani ragazzi, sicuramente farete bene, ne avete di tempo davanti. Soltanto che, come sapete bene, non potete e non dovete assolutamente mollare. Bisogna lavorare, come dici tu, lavorare tanto e dedicarsi. E bisogna provare proprio su palchi di questo tipo. Va bene, facciamo così, facciamo un saluto, noi facciamo un in bocca al lupo per lo show di questa sera, magari ci sentiamo anche dopo lo show, ok? Così, giusto per capire com'è andata. E dai, facciamo un saluto a Dancehall
star di Roma. Salutiamo. Un saluto dai Natural Brother, da Michelangelo e Prince. Ciao ciao. Ci vediamo dopo lo show. Arrivederci ragazzi.